Amici dell'Appetito Vien Parlando, eccoci qua dal ristorante Franco del porto turistico di Pescara. Diamo vita a questo nostro appuntamento a tavola, tornando ad ospitare con piacere e vivo interesse l'onorevole Luciano D'Alfonso, con cui vorrei brindare con del vino particolare, il vino firmato dal noto cabarettista Nduccio, Germano D'Aurelio, che salutiamo cordialmente. Cin! Antipasti ai frutti di mare, ma poi seguiranno anche i primi e secondi piatti tratti dalle tradizioni marinare della nostra regione. Un Luciano D'Alfonso indaffaratissimo, quindi entriamo subito nel merito del programma. Io vorrei partire, tante sono le argomentazioni di cui trattare, da un fatto di cronaca di cui si è occupato anche in conferenza stampa: la nascita della nuova sede della Regione Abruzzo nelle aree di risulta di Pescara, che lei ha contestato. La maggioranza di centrodestra è favorevole al progetto, lei è di parere contrario. Perché? Intanto io non sono un salutatore. Il Palazzo della Regione nelle aree di risulta piace ai salutatori. Sono quegli eletti, quei politici che non combinano nulla e si divertono a girovagare per Pescara, Montesilvano e Spoltore semplicemente salutando. Salutare evoca la salute. Per dare salute ai cittadini, alle imprese, al territorio, alla città, c'è bisogno di realizzare progetti di qualità. Un progetto di qualità, il Palazzo della Regione nel quartiere 3, non nel centro del caos della città, perché il Palazzo della Regione nei fatti determina per metà della settimana un po' di presenza di quegli 800-900 dipendenti che lavorano all'interno dell'edificio. Poi nel resto della settimana, ma soprattutto nella parte pomeridiana dei giorni lavorativi, non attrae niente e nessuno. Noi nelle aree di risulta dobbiamo fare 80.000 metri quadrati di verde, un giacimento ambientale degno di questo nome, una funzione culturale e lo snodo della trasportistica pensata oggi e per i prossimi lunghissimi decenni. Sta sbagliando tutto la coppia di comune e regione, io li ho chiamati, sono come due asini di Buridano, con l'intenzione di mangiare e bere, fare Palazzo alla Regione, aree di risulta non faranno nulla, tant'è che siamo alla fine della legislatura regionale e alla fine della consigliatura comunale non si è combinato nulla, salvo qualche maschera. Qualcuno dice, io non vorrei farle andare il boccone di traverso, mentre le auguro buon appetito, qui è di scena il buon pesce fresco del mare Adriatico, tutti i giorni al ristorante Franco, a pranzo e a cena. Ma qualcuno dice, onorevole D'Alfonso, perché lei è già stato presidente di Regione Abruzzo, che le manca il potere e allora inventa qualsiasi discorso, qualsiasi pretesto per tornare a parlare e tornare ad occupare le prime pagine dei giornali. Potere per potere fare mi ha sempre caratterizzato. Adesso non ho il ruolo formale se non quello del deputato che attraverso le argomentazioni è presente su tutti i temi. Io nella mia vita politica ho fatto il consigliere comunale, il consigliere provinciale, il consigliere regionale, il presidente, il sindaco, della provincia, il più giovane presidente, il sindaco di provincia. Pescara, il presidente della provincia, il presidente della regione. Ho rivinto due volte quasi con un monocolore. Ho fatto l'utente riuscito della giustizia perché gli attuali amministratori nella grande parte mi hanno riempito e circondato di denunce. Sono uscito validato e anche laureato in giurisprudenza con una tesi riguardante l'azione penale e ho fatto il presidente della Commissione Finanze del Senato, adesso faccio il deputato. Io aiuterò questa città anche quando gli amministratori guardano dall'altra parte o ficcano la testa sottoterra. Vorrei tanto che non perdessimo tempo. Abbiamo 3 miliardi di euro in pancia, nella pancia della regione, e non si fa nulla. Certo, ma quanto è pesata? Ci dica la verità, perché lei lo sa, onorevole, a tavola si dicono le migliori verità. Quanto è pesata questa vicenda giudiziaria da cui lei è uscito davvero alla grande, però nel proseguo della sua attività? Se non ci fosse stata, a questo punto Luciano D'Alfonso dove sarebbe stato? Ma probabilmente ci sarebbero state le condizioni per farmi fare un'esperienza di governo nel 2013, come l'hanno fatta dei miei colleghi. Però io ringrazio anche la sorte della democrazia che mi ha fatto fare esperienza, mi ha fatto conoscere il dolore nella e della decisione pubblica, perché ho potuto vedere anche cosa diventa il combattimento politico quando assume la forza e la lotta del risentimento e della demolizione dell'avversario. Io personalmente ho conosciuto tutto anche dei miei avversari.
Mi ricordo avevo un avversario che ha sprecato tutto il tempo a circondarmi di denunce. Adesso so che fa il nonno e non si rade neanche la barba. Mi dispiace molto per lui perché non ha combinato nulla per la città di Pescara. Certo che la politica dovrebbe essere un confronto di idee. Purtroppo si evolve in una denuncia contro l'altro, ecco, in un braccio di ferro che potrebbe essere tranquillamente evitato. Beh, io l'ho imparata a Pescara quando una parte politica ripetutamente sconfitta, il centrodestra, per provare a prevalere anziché provare a battermi, hanno provato ad abbattermi. Io sono qui, molti di loro non ci sono più, non per ragioni di riconvocazione del buon Dio, ma non ci sono più politicamente parlando. Adesso farò capire al centrodestra di Comune e Regione che devono raggiungere risultati, non devono indossare le maschere e non devono fare ballon de sé. Sulle aree di risulta non hanno combinato nulla, sul Palazzo della Regione stanno a fare le finte. Noi non possiamo permetterci di sprecare tempo, risorse, ma non possiamo neanche scommettere sui pentimenti virtuosi. Noi dobbiamo soltanto dedicarci a fare cantiere sui risultati attesi dalla città. Uno di questi è il Palazzo della Regione, un altro le aree di risulta, un altro ancora è costruire un sistema depurativo con i tanti soldi che ho lasciato come Presidente di Regione. Gli ho lasciato 20 milioni di euro per il parco depurativo per le acque di prima pioggia. Sto aspettando che l'insieme proceda senza perdere tempo. Certo che la coalizione che lei autorevolmente rappresenta non vive certo uno dei suoi momenti migliori, il centro-sinistra, nonostante che ci si aspetti un cambio di rotta, un cambio di passo dall'elezione del nuovo segretario nazionale, Elis Line. In democrazia una volta si vince, una volta si perde. Le gonfiezze elettorali sono destinate tutte quante a finire, lo abbiamo visto a suo tempo con Grillo, Renzi, Salvini, adesso è la volta della Meloni. Io conservo un legame col territorio, ho una longevità che mi ha fatto resistere ad ogni vento e sono sempre pronto a misurarmi con i miei avversari mettendo al centro le questioni del territorio e della città. Vediamo chi ha esperienza e capacità di decisione. Certo, non mi iscrivo al partito dei salutatori e di coloro i quali perdono tempo. A proposito, lei si è battuto, è intervenuto più di una semplice occasione sulla nuova Pescara, su questa fusione di tre comuni, Pescara, Montesilvano e Spoltore, che finalmente avrà la luce, speriamo, nel 2007. Chi sta qui, invitato da te, caro direttore, e anche dal titolare di questo bellissimo ristorante, ha fatto la legge regionale che fa nascere la nuova Pescara. Ho portato in approvazione due miei emendamenti nazionali che hanno dato 105 milioni di euro per la nuova Pescara e hanno consentito ai consiglieri comunali di Pescara, Spoltore e Montesilvano di assentarsi da lavoro e di lavorare nelle commissioni della nuova Pescara per lo statuto e le regole della nuova Pescara. Non c'è nessuno che ha lavorato come me su questo progetto, nonostante che io coltivi perplessità, poiché rispondo all'invito dei cittadini che vogliono la nuova Pescara. Mi impegno per farla nella maniera migliore possibile, ma non sono convinto che solo la nuova Pescara di per sé risolverà tutti i problemi. C'è bisogno di uno statuto all'altezza, di un progetto di fusione all'altezza, di una classe dirigente amministrativa all'altezza, di un pensiero politico all'altezza. C'è bisogno del cittadino adriatico nuovo. Per tutto questo lavorerò convinto che non ci sono regalie, non ci sono donazioni, non ci sono festività che si inaugurano solo con la nascita della nuova città. Se non ci si mette dentro valore, non si produrrà valore. Che regione vede oggi come oggi, onorevole D'Alfonso, rispetto alla regione che lei ha lasciato qualche anno fa? Vedo una regione in scadenza che ha poco da raccontare. Vedremo se sarà scadente, di sicuro è in scadenza. La misurazione, per quanto mi riguarda, è una misurazione che faremo alla fine. Sono passati ormai 52 mesi, 51-52 mesi, mancano 240 giorni lavorativi. Non è stato raggiunto un risultato intero dall'inizio alla fine. Io ho portato a questa regione 1,5 miliardi di euro. Le risorse riguardanti l'allungamento delle piste aeroportuali, il potenziamento dell'aeroporto, sono risorse guadagnate da me e lasciate al successore. Le risorse riguardanti il sistema depurativo, le risorse riguardanti Passo Lanciano, che devono essere appaltate, la Fondo Valle Sangro, la variante di Vasto San Salvo, la Loreto Penne,
tutte le opere riguardanti la digitalizzazione, le opere riguardanti Civitella del Tronto, l'intero teramano che deve essere completamente riconcepito sul piano della resistenza sismica, statica, dal punto di vista della resistenza anche rispetto ai rischi di allagamento. Tutto questo è frutto dell'azione del mio governo, durato 54 mesi. Loro dovevano soltanto appaltare, definire progetti e appaltare le opere della portualità di Pescara e di Ortona, che sono ancora con affanno rispetto alla produzione di cantiere. Avrei voluto vedere una regione che si concentrasse di più nella realizzazione. Ma chi dice e continua a ripetere, non per fare l'avvocato del diavolo, che lei ha sempre lavorato da solo, onorevole D'Alfonso, è una grande personalità, la riconoscono praticamente tutti, ma non ha avuto una squadra intorno a sé che potesse reggere anche tutta la mole di lavoro che ha progettato e che ha programmato per il futuro. Lei che cosa risponde? Che questa critica non mi infastidisce. Questa critica è costruita nel mio modo di assumere per intero le responsabilità. Non sono stato mai accusato di omissione, al massimo di abuso, perché ho sempre usato fino in fondo il potere consegnatomi dai cittadini. Chi viene accusato di abuso va all'inferno, significa che non fa il suo dovere. Io, se potessi, farei un avviso di garanzia per omissione a tanti. Simpaticissimo, intanto può assaggiare questi antipasti davvero deliziosi che ci hanno preparato gli amici dello staff della cucina del ristorante Franco qui all'interno del porto turistico di Pescara, dove ogni volta ci troviamo davvero a meraviglia. In tutta sincerità, per quello che ha dato quando ha avuto la possibilità di fare, si ritiene con la coscienza a posto, o magari Luciano D'Alfonso avrebbe potuto fare e dare molto di più all'Abruzzo? Allora, direttore, ti inviterò davanti ad una giornata che sto per organizzare, dove racconto tutto quello che ho fatto. Proverò a mettermi sotto accusa. Farò finalmente un processo a me stesso e avrò un collegio giudicante. Io ho fatto tutto quello che potevo. Voglio rileggere se ci potevano essere ulteriori risultati. Quello che è certo è che è difficile accusarmi di omissione, come ho detto prima. Oggi come oggi, che cosa manca all'Abruzzo per essere una regione che guardi al futuro con maggiore ottimismo? Una regione non più attaccata al treno delle regioni meridionali, bensì ad una regione che guarda a quelle del settentrione. Col mio governo regionale siamo usciti dal commissariamento della sanità, abbiamo riguadagnato autonomia. È arrivato il momento che sul tema delle fragilità della vita umana in Abruzzo si attrezzi una nuova capacità di risposta di salute, coniugando meglio territorio e strutture ospedaliere del centro. Questo era possibile concepirlo solo uscendo dal commissariamento, che abbiamo conseguito noi come risultato. La mia azione come commissario di governo per la sanità ha determinato il superamento dell'indebitamento sanitario e l'apertura di una nuova pagina, di una nuova fase, nella quale l'Abruzzo ha diritto ad avere una nuova sanità, appropriata, coerente, adesiva, adattiva nei confronti delle diverse, speciali, particolari, purtroppo innovative patologie. Parlo anche di tutto quello che riguarda la fragilità delle giovani generazioni. Seconda grande questione, dobbiamo ripotenziare il tessuto produttivo di questa regione, dove ci sono 127.000 imprese, ma le dobbiamo fortificare affinché arrivino alla internazionalizzazione il più possibile. Terzo, dobbiamo ricostituire una rete della pubblica amministrazione, dei comuni, degli enti strumentali della regione. Mancano all'appello 5.000 unità della pubblica amministrazione che oggi fanno patire. Noi abbiamo 3 miliardi di euro in pancia come regione che non si appalta. Sta per finire la legislatura, non si è appaltato nulla di rilevante. Sincerità per sincerità. Che momento vive, secondo lei, il centro-sinistra, la coalizione? Sia a livello regionale, ma anche e soprattutto a livello comunale, qui a Pescara. Noi abbiamo la possibilità di vincere le elezioni a Pescara e in Abruzzo se noi realizziamo la coalizione PD, 5 Stelle, Terzo Polo e Lista Civica. Io sono convinto che facendo bene i compiti a casa vinceremo, come è accaduto tra il 2003 e il 2005. Io darò tutto il mio aiuto affinché non ci saranno pozzangheristi successivi che con lettere anonime o denunce potranno bloccare il lavoro del Comune Nuovo e della Nuova Regione.
Ma lei sarà in prima fila, sarà candidato sindaco di quella che viene chiamata la nuova Pescara o Pescara che dir si voglia? Io quello che farò, farò battaglia elettorale, produrrò idee, raccoglierò cittadinanza, stabilirò priorità in un quadro di cantiere del centro-sinistra. Sarò in prima fila, come sempre, non temendo, non avendo paura e non nascondendomi. Nella mia natura c'è il rapporto frontale con i problemi e con i cittadini. Ho potuto fare una grande esperienza di primo piano come legislatore, amministratore, e questo è un miracolo della democrazia. Io non vengo da una famiglia col doppio cognome, mio nonno era balbuziente e minatore. Io questa energia la utilizzerò a favore del futuro di Pescara e della regione. Ma il momento senz'altro poco favorevole che vive il centro-sinistra oggi come oggi nella nostra regione è dovuto a demeriti propri o magari al lavoro fatto dalla coalizione opposta? Il circuito della democrazia porta vittorie, sconfitte, ingrandimenti e anche semplicità numeriche. Nel 2003 erano convinti di vincere quelli di centrodestra, abbiamo vinto noi arrivando a mortificare il centrodestra. Poi ho rivinto nel 2008 il 51% con un monocolore. Io prevedo che accadrà la stessa cosa. Noi abbiamo un grande alleato a Pescara. Non so se lo sapete, c'è un alleato gigantesco. Ha una lunghezza chilometrica. Via Guglielmo Marconi è il nostro più grande alleato e sarà presente in lista. Addirittura, complimenti. Benissimo, sempre collegati qui con il ristorante Franco del porto turistico di Pescara, ci avviciniamo alle battute conclusive del nostro programma. Come si è detto, lei ha vergato la storia della politica pescarese e abruzzese nell'ultimo ventennio, onorevole Luciano D'Alfonso, tante opere fatte ma tanti incarichi di prestigio ricoperti. Ma quando sta a casa e ha la facoltà, la possibilità di rilassarsi, a cosa pensa? Faccio due cose. Sto coltivando l'idea di dedicarmi all'agricoltura, un'antica passione per le galline faraone e adesso anche per gli emu. Sono una presenza animale bellissima a metà strada tra il tacchino e lo struzzo e sto convincendo i miei familiari a venirmi dietro su questo. Sono in minoranza, per adesso sto perdendo. La seconda passione che ho è la lettura e lo studio. Sto studiando tutto ciò che ha scritto Luigino Bruni, che è un economista che si è dedicato alla teologia, convinto che le prime pagine di successo dell'economia sono scritte nei testi sacri della Santa Alleanza e dell'alleanza tra Dio e Mosè. Noi sono convinto che andando nel passato troviamo molto valore per il futuro. Luigino Bruni, che insegna alla LUMSA, mi sta facendo capire che l'economia migliore è quella che è cominciata 2500 anni fa. Ma la politica, sinceramente, ritiene di aver più dato o più ricevuto a livello personale? Io ho ricevuto tantissimo. Mio nonno balbuziente minatore di Marcinelle mai avrebbe immaginato che suo nipote potesse diventare un legislatore. Io ho parlato davanti a capi di Stato, ho fatto approvare leggi. Una legge fondamentale dello Stato italiano è il piano regolatore del sottosuolo, porta la mia presentazione, il mio combattimento. La riforma della giustizia tributaria, sono stato relatore, è un provvedimento fondamentale, straordinario per gli interessi delle imprese e dei cittadini. Ho fatto il coordinatore dei fondi FSC a Palazzo Chigi. Sono stato colui il quale ha lavorato anche a Bruxelles per le grandi infrastrutture internazionali serventi la nostra regione. Mai mio nonno poteva immaginare che sangue del suo sangue potesse scrivere pagine così importanti di democrazia economica e di democrazia sociale. Paroliere d'eccezione, diplomatico per antonomasia, Luciano D'Alfonso è davvero un personaggio conosciuto a livello nazionale, ma quando le dicono che si resta a bocca aperta sentendo un suo discorso, un suo intervento, lei come risponde? Le fa piacere? Mi fa molto piacere, perché prima della democrazia si prevaleva con la spada, con la democrazia si prevale con le argomentazioni. La parola è la spada delle argomentazioni. Devo riconoscere che mi sono sempre dedicato a coniugare nella maniera migliore possibile per me l'uso della parola e l'uso dell'argomentazione. Anche nella giustizia, nella distinzione tra verosimiglianza e verità, l'argomentazione vale. Ma abbiamo avuto modo di conoscere tutti i particolari della vita dell'uomo
del politico Luciano D'Alfonso, anche attraverso tutti questi anni trascorsi in prima fila con l'attività amministrativa? O c'è qualche particolare che non è emerso dai giornali, dalle televisioni? Perché lei è un personaggio popolarissimo. Ma non si sa quello che realizzo nei momenti, diciamo, di intimità familiare. Quando torno a letto Monopello, per esempio, ho una grande confidenza con le generazioni del passato. Io ho avuto sempre un buco, non ho mai giocato con i miei coetanei da bambino. Mi hanno sempre interessato gli anziani che mi raccontassero le loro emozioni, le loro storie, le loro esperienze. Chissà cosa sarebbe stato se mi fossi dedicato anche a giocare con i miei coetanei, a fare il bagno al fiume Lavino, cosa che non ho mai fatto. Se tornassi indietro probabilmente mi aprirei anche a queste esperienze. Lei è molto legato alla sua città natia, a Letto Manoppello. Qualcuno ha anche detto come c'è nato Luciano D'Alfonso, un oratore di quel livello, di quel calibro, di quel elevato lignaggio davvero filosofico in un centro caratteristico che tutti quanti noi conosciamo come Letto Manoppello. Intanto diciamo che l'Abruzzo migliore è nato nei piccoli paesi. Se pensiamo a Filomusi Guelfi di Tocco, viene da un piccolo paese, Silvio Spaventa di Bomba, io non mi paragono né all'uno né all'altro, però anch'io non vengo dalla grande città ma dal piccolo paese, dove il sacrificio rende possibile che la concentrazione sia tutta dedicata a studiare. Io ho sempre potuto studiare perché non c'erano alternative a Letto Manoppello, studiavi o pativi il tempo che inutilmente passava. Ringrazio molto il mio paese che mi ha permesso anche, diciamo, una condizione del tempo che ha favorito il rapporto relazionale, la prossimità. Io ascoltavo le persone più adulte di me, gli emigranti, che mi hanno fatto conoscere il mondo, non con internet, ma con i loro pensieri, le loro immaginazioni e le loro storie, i loro ricordi. Per me l'America era Carducci. Carducci era uno che era andato in America e io pensavo che al di là del cancello di casa sua addirittura si arrivasse all'America, restando a Letto Manoppello. Quando ho conosciuto dei signori andati in Africa, io pensavo che l'Africa fosse dietro casa. Ero un bambino di 4-5 anni e immaginavo le grandi distanze percorse attraverso i ricordi di questi giganti del lavoro e della fatica. Poi ho capito che Letto Manoppello era presente un po' in tutto il mondo grazie alla lavorazione della pietra. E anche questo mi ha permesso di capire che le origini non fanno le differenze. Le origini generano dei talenti di partenza in ragione delle difficoltà, ma essere originato a Sant'Eufemio a Maiella o a Miglianico o a Letto Manoppello magari può dare anche una carica reattiva e motivazionale che è di grande valore. Io l'ho avuto e ringrazio la mia comunità e la terra sotto la quale sono sepolti i miei avi. Ma com'è cambiata la politica? Lei che viene da un'altra generazione, lei che è stato abituato... Rimpiango il Novecento, era un secolo gigantesco di regole chiare dove la competenza valeva e essere frufru non ti consegnava nessun risultato. Adesso è un po' un secolo anche di frufru e di salutatori. Se Luciano D'Alfonso è diventato Luciano D'Alfonso, vale a dire un punto di riferimento per tutti, sia per la sua coalizione ma anche per coloro che fanno parte della coalizione opposta, perché lei è sulla bocca praticamente di tutti, a chi deve dire grazie? Ha avuto dei politici a cui si è ispirato Luciano D'Alfonso? Ma il primo che mi ha impegnato la riflessione sulla vicenda politica è stato un sacerdote, Don Giovanni Martorella, del mio paese, originario di Bomba. Sono stato molto amico di Remo Gaspari, di Carlo Donat-Cattin. Ho frequentato Franco Marini, ma poi chi mi ha trasmesso la politicità e la cittadinanza? A Letto Manoppello, se volevi dedicarti alla vicenda politica, non potevi non occuparti delle questioni individuali e collettive. Ogni giorno ti facevano l'esame in piazza. Se sapevi le cose, se eri capace di fare le cose. Ma lei parla anche il dialetto di Letto Manoppello, assolutamente lo conosce? Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi... Il palato spero che non mi si sia deformato, ma lo conosco ed è anche molto espressivo. C'è per esempio un modo di dire... Cioè sa anche contare in dialetto? Non solo, ma c'è un modo di dire. Quando si parla di una specifica funzione, a Letto Manoppello si usava dire l'ufusara da est, la rock... o l'ufusara da essere di, in maniera tale che si determinasse una bravura di concentrazione in quel mestiere
non lo puoi improvvisare. Nei paesi il dialetto riproduce la negazione delle improvvisazioni. I mestieri artigianali richiedevano la certezza di una postura di dedizione. Per esempio, il ciabattino del mio paese, davanti ai sindaci candidati, diceva: ma questo mo che vuol sviluppare, che sviluppa questo? Cioè, che aggiunge a quello che già c'è? Sogna ancora Luciano D'Alfonso? Assolutamente sì, sogno di fare un allevamento di galline faraone. Addirittura, ma perché proprio galline faraone? Tanto le galline fanno le uova, faraone perché immagino che sia un trono. Se potesse tornare indietro rifarebbe tutto quello che ha fatto o pensa di aver commesso degli errori? Mi dedicherei di più ai miei figli. Mi occuperei di più delle questioni anche personali che a volte ho tralasciato, però come mi ha insegnato mio padre, quando uno viene eletto diventa non solo di se stesso ma anche degli altri. Io giovanissimo sono diventato proprietà altrui e non solo della mia famiglia. Ma se non fosse stato impegnato tutti i giorni con l'attività amministrativa? Avrei lavorato con il sistema delle imprese private, che mi affascina molto, perché lì si crea ricchezza, virgola, si trasforma facilmente un'idea in fatto. Mi interessa la trasformazione delle idee in fatto. Abbiamo detto ha ricoperto tanti incarichi importanti, tanti risultati importanti lei ha raggiunto, ha ottenuto, ma qualcuno in modo particolare che magari può rappresentare l'emblema dell'attività svolta da Luciano D'Alfonso? Io ne dico una su tutti: il ponte sul mare. Il ponte del mare, il ponte Flaiano. Da parlamentare la riforma della giustizia tributaria, l'appalto della Fondovalle Sangro, una programmazione straordinaria con tutti gli enti strumentali, la ferroviarizzazione Pescara-Roma, i 1.556 milioni di euro sono il frutto del mio combattimento, il mantenimento in vita dell'aeroporto di Pescara, la trattativa con Ryanair l'ho fatta io personalmente, nessuno ci credeva, ho fatto togliere l'onerosità fiscale ai titoli di viaggio dei voli low cost, l'ho fatta io con Matteo Renzi. Il master plan è un mio prodotto, ovviamente mio, della giunta, dell'amministrazione comunale che mi è venuta dietro, parlo di quella dei comuni che di volta in volta venivano premiati da quei finanziamenti, ma anche dell'intera amministrazione regionale. Abbiamo consentito gratuitamente a 200 dipendenti di lavorare gratuitamente nei tribunali e nelle procure, facendo un atto non conosciuto, la donazione di personale ad altri enti dello Stato. Insomma, ci siamo inventati la flessibilità, la decisione, ci siamo fatti carico di usare fino in fondo il potere datoci dalla democrazia. In conclusione, perché purtroppo il tempo è tiranno, in tutta franchezza, Luciano D'Alfonso, ci si nasce o ci si diventa? Ma ognuno può fare fino in fondo il suo dovere. Io ho percepito il mio dovere e l'ho fatto fino in fondo, senza mai spaventarmi. Se ho una qualità è questa, non ho paura di fare il mio dovere. Mai la mia, diciamo, comunicazione ha prodotto questa espressione, non è di mia competenza. Io mi sono sempre tuffato, non ho mai nascosto la mia responsabilità. Mi sono sempre assunto fino in fondo l'onere della decisione, non ho mai detto davanti a un fascicolo non è di mia competenza, mai. A proposito, ma è vero che non le piacciono le critiche? No, le critiche mi piacciono, mi aiutano, ne tengo conto, le scrivo dentro di me. Il combattimento alla luce del sole mi stimola molto, tant'è che mi mancano un po' le contestazioni giudiziarie, che sono critiche rubricate. Sì. Tra votazione e assoluzione preferisco assoluzione. Ovviamente. Queste le parole di Luciano D'Alfonso. Adesso la lasciamo ad assaggiare questi fantastici antipasti di frutti di mare che gli amici del ristorante Franco del porto turistico di Pescara ci hanno preparato per questa particolare evenienza. In bocca al lupo, Luciano D'Alfonso. Allora, onorevole. In bocca al lupo vuol dire ambo calu poi, vai per la strada giusta. Grazie. Queste le parole dell'onorevole Luciano D'Alfonso, che ringraziamo pubblicamente, così come ringraziamo tutto lo staff del ristorante Franco e naturalmente voi per averci ancora una volta scelto da casa. L'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni. Ciao a tutti!